Allora, in assenza del presidente di questa associazione che si chiama AGSAS, e come si chiama il presidente? Il dottor Aloisi. Allora, dottor Aloisi, facciamo tanti auguri perché sappiamo che si sta operando di ernia. Diciamo, la gente deve sapere perché non c'è un presidente, si sta operando di ernia, quindi facciamo tanti auguri al presidente. Nel frattempo, è stato dimesso oggi. Se avesse avuto l'opportunità di essere presente, sarebbe stato anche con noi. In Barella. Anche sì. In Barella, qui. Lo salutiamo a questo punto. Allora, che cosa ci racconti di questa iniziativa? Italiacom comunque non è la sua prima attività verso il sociale. Questa è una grande opportunità che Italiacom ci sta dando come sostegno alle attività dell'associazione. Associazione che è presente nel territorio regionale da più di 20 anni. Quest'anno ha acquistato una visibilità sul territorio nazionale grazie al sodalizio con la Lega Calcio, Serie B e con B Solidale. E da questo è partito anche la collaborazione con altre società o comunque enti che vogliono supportare le nostre attività. La faccia di questo grande artista? Sì, è il testimonial di eccezione, Nino Frassica. Pensavo fosse Castagna. È Nino Frassica che devo dire è stato contattato, ha dato immediata disponibilità nonostante i numerosi impegni lavorativi e ha aderito alla nostra campagna girando questo spot Oltre Autismo, Oltre il Muro c'è la vita. Al di là di un periodo in cui è stato girato il numero solidale con la donazione attraverso SMS, rete fissa, adesso lo spot continua a girare però con la campagna del 5 per 1000. Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi. Sensibilizziamo tutti a esatto, partecipare con un'opera così bella. Se la trasmissione viene messa in onda prima della scadenza dei termini di presentazione dei redditi. Fai un secondo appello. Chiedi al nostro editore, l'editore di 091, di questa cosa. Ecco. Per favore, metti in onda questo Chiedo servizio. Chiedo la cortesia di mettere in onda questo servizio. Però chiamalo signor editore. Lui si sente più signor editore, le raccomando, mette in onda questo servizio. Per noi il 5 per 1000 è fondamentale perché è una fonte di sostentamento e di sopravvivenza. La nostra associazione è un'associazione di privato sociale. Andiamo avanti con eventi, raccolta fondi come questa manifestazione, questo bellissimo spettacolo che invito tutti ad andare a vedere. È il 5 per 1000. Il 5 per 1000 non costa nulla, basta inserire un numero di codice fiscale, tutto in automatico, basta fare una scelta. Ma non c'entra nulla con l'8 per 1000 per la Chiesa. Noi non litighiamo mai con la Chiesa. Assolutamente. Tra l'altro salutiamo tutti i parrinari di Palermo, ce ne sono parecchi ultimamente. Che significa 6.000 euro in quel cartellone? 6.000 euro in quel cartellone è l'incasso. O sì. È un plus che darà Italiacom oltre il biglietto? No, è un incasso che si prevede di realizzare attraverso lo spettacolo. I coinvolti, la serata, Sasa Salvaggio, Ernesto Maria Ponte e tutti gli altri attirano pubblico. Grazie, un bacio a tutti, soprattutto ai bambini. Grazie. Allora, di tutto quello che vuoi su questa manifestazione, hai soltanto 23 secondi. Ce ne vogliono di più allora. No, siamo molto contenti di partecipare per la seconda volta a Italiacom With Love, perché è una manifestazione che tratta d'amore. Si respira in qualsiasi momento l'amore qui dentro. Noi siamo molto carichi, quindi speriamo di dare un buon messaggio. Farai? Io faccio le coreografie e danzo. Guardatela, si vede che fa danza. Un po' danza, faccio la prima posizione. Simpatico. Ciao a tutti, grazie. Tu a Sky te la devi chiedere, fatto la nonna. Non hai cagato i palermitani, ma sai lui che è il numero uno. Allora iniziamo questa intervista con che vuoi? Sasa, ma chi vuoi che cosa? In che senso? Nel senso? Non so neanche la domanda. Che devo rispondere? Siamo qua per questa operazione così bella, importante, che si chiama, qualcuno ha detto AGSAS, che è bruttissimo, si dice come Sasa intanto? AGSAS. La pronuncia è importante. La pronuncia è importante. E qui ancora una volta Castagna, attivissimo per attività sociali, quindi attivissimo attività. Bello, suona, no? Bravo. Piano piano uno cresce, noi che rimaniamo locali, non esageriamo. Sono rimasto. Diciamo, cresce, vorrebbe crescere. Un giorno diventerò alto quanto te, caro Sasa. Potete dal basso si vedono meglio le cose verso l'alto, poi magari dall'alto hai bisogno di. Il maestro ti dice come ti devi muovere. Visto? Castagna con Italiacom ancora una volta vicino
ai ragazzini, al sociale, a tutti quelli che hanno bisogno. Siamo un'azione importante. Don Palermitano, imprenditore ormai importante, riconosciuto insomma in tutta Europa. L'Europa è tanto. Perché siamo dentro l'Europa? Se no già ci saranno telefono. Però siamo in Italia, piano piano. Tutta Italia, giusto? È Italia come, perciò per forza, Italia. C'è l'obiettivo era quello. Senti, ma tu hai più clienti al nord o al sud? Abbiamo più clienti al nord, sì. Assolutamente, assolutamente sì. Ultimamente dalla statistica del marketing dice abbiamo più clienti in Lombardia. No, ma sai che questa cosa non mi stupisce bene? Quando conducevo Striscia, noi nel nostro Auditel nazionale, tu lo sai la regione d'Italia dove avevamo più ascolti di tutte? Spara! Cioè, la Valle d'Aosta, ti giuro, era la regione con la percentuale più alta di Auditel. Tu immagini, oh là là, danca. E andando ci piace. Quindi stimoliamo però i siciliani di investire su Italia, come no? Perché Telecom oppure Wind oppure che vota? No, per favore, lui è dei nostri. La scelta più adeguata, più giusta. Funziona tutto bene il servizio? Benissimo, tranquillamente ci stiamo attrezzando per supportare tutto quello che ci sta arrivando fortunatamente dentro. Mamma, non piglia Italia come, lo so, lo sapevo. Piano piano. Lo so, mamma. La giro l'antenna da quel lato. No, io glielo dico, sarà l'antennino, mamma. Non ti preoccupare, glielo dico, ce l'ho qua. Il presidente, ce l'ho. Presidente, perché le accuse arrivano dalla mamma di Sasà. E allora funziona? Andiamo da due ore, giustamente, sai. Perché la telefonata è finta, non è che mi chiamo, ma dice qualcuno non ci pare vero, è finta. Se no lui ci metteva la faccia, signori. Esattamente. Tra l'altro c'ha una bella faccia. No, ma soprattutto lui gliel'ha messa la faccia. Ogni tanto chiamano, cioè voglio parlare con chi ci ha messo la faccia. Lui. Ma tu sei presidente o amministratore? Amministratore delegato. Più scarso di un presidente? No. Sta economico. Le mansioni, diciamo, del presidente, sono mi vuole da fare spiegazioni. A cose più piccole aziendali, no, noi siamo abituati a Palermo a Putia, quindi l'amministratore delegato ci viene complicato. Stiamo attrezzando anche per capire noi aziendalmente come siamo strutturati. Che la non l'avete capito? Siamo tutti una cosa, no, è una bella famiglia. Abbonatevi! Allora. È una bella famiglia Italia, come adesso con Sasà siamo. Lui è amministratore delegato? No. Dice con Sasà, io ho detto io. Presidente, togliermi direttamente. No, già abbiamo un presidente onorario. Sì, assolutamente. Ti hanno fregato il posto. Due, niente. Ma onorario significa che ti pagano l'onorario? No, onorario niente. Niente onorario. No, tutto è beneficenza. Beneficenza. Come le lauree quelle ad Odono. Esatto. Dai, vogliamo parlare di questa iniziativa? Ci siamo riuniti tutti quanti, Sasà condurrà questa grande kermesse, ci saranno tantissimi ospiti importanti, attori, artisti, cantanti, poi c'è lui che canta e fa per tanti. Tutto questo per aiutare i bambini, come mai? No, ci stiamo spendendo anche questa volta per aiutare un'associazione a noi veramente cara. Ci stiamo provando nuovamente, facendo la seconda edizione, faremo tutt'altro, nuovamente altre edizioni, nuovamente ci spenderemo per aiutare sempre e dedicarci al sociale. Adesso con Sasà stiamo approfittando della campagna d'Italia per dare anche visibilità a chi ne ha bisogno più di noi, assolutamente. No, si dice così perché insomma sono tanti quelli che hanno bisogno per questo. Lo so, magari loro hanno più bisogno, diciamo, del bisogno. Tutti abbiamo bisogno, guarda, se tu ti giri con la telecamera, fai un giro con la telecamera, cioè, qua sono tutti bisognosi. No, per dire, io stimolo lui. Una volta ti giuro che ne faremo una su Franco dedicata al suo sociale, cioè. Mi raccomando. Ma cioè io che sono il comico vi devo fare quelli seri, insomma, dai. Allora, invece no, è importante. Tra l'altro io devo avere che con loro ho avuto già un contatto precedente per fare. Ma viene con la gabbia di No. Sai, ti vedo o non ti vedo? Una volta solo ho fatto uno spettacolo di beneficenza, ero ai Pagliarelli, allora c'è una specie di sala d'attesa all'inizio. Appena arrivava uno, nisciuro, una specie di sala, mi diceva Sasà, finalmente da Rixaro. Ecco, questo diciamo è stato. In questo caso non è il cancello della porta. Sì, l'ingresso, il pre. No, è importante, voglio dire, fare del bene. Mizzica, poi figurati che ho due figli e che per fortuna stanno benissimo, perciò capisco benissimo che cosa significa, insomma, avere bisogno di aiuto, e che poi di solito chi si avvicina a queste cose è chi ha un problema. Io devo dire, ringrazio sempre il Signore che non ho avuto mai nessun problema, perciò lo faccio proprio perché tranne me, diciamo, vabbè, quel mio me lo sanno tutti. No. Ma dico, ma è quel comico chi è? Oh, ne è lui, parlare seriamente, cioè, gli fai lezioni di cabaret? Ma ancora
Venite, partecipate e fate tanta beneficenza che fa bene, fa veramente bene. Il biglietto costa 5 euro, insomma, voglio dire, vedete, non tant'arte, ma a prescindere l'arte basta anche il gesto di comprare. Tu non sei arte, cioè, no, 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 a prescindere. Ernesto, io lo difendo, dov'è Ernesto? Ernesto, eccolo qua, un po'. C'è Ernesto, c'è. Sì, 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 ci sono. Questa manifestazione. Questa manifestazione ci sono. Ci sono pure io. Ma si sente? Perché. Fai così. Faccio così. Funziona. Buona, ci sono anch'io. Cioè, questo ce l'ho comprato in Italia con questo microfono. Vero? Sì, eravamo senza soldi, abbiamo fatto una richiesta tipo attività sociale. Lui ha capito, dice: io sono amministratore delegato, compro un microfono. Ma Telecom fa queste cose perché siccome mi devo rifare il bagno. Ma è qua in Italia comanda soltanto lui e Sasa che è presidente onorario. Ma Sasa lui. Sasa per la campagna pubblicitaria hanno appeso proprio nel mio corridoio un manifesto suo. Cioè non diceva la, ma che provavo. Meno male che arrivo, ne vedremo spesso. Ma che vista lì? Non è che ho trovato pure un nuovo corridoio. Hanno investito su un presidente. Ormai presidente d'Italia non ce ne sono più. Tutti quelli che c'erano sono falliti. Meraviglioso. E quindi hanno preso Sasa. Se era durante le elezioni lo votavano. E sarebbe stato buono, diciamo. Comunque l'iniziativa, a parte ogni scherzo, è un'iniziativa, diciamo, veramente seria e importante. Io credo che bisogna sempre dare una mano a questo tipo di iniziative. Credo che sia io che Sasà, insomma, come anche tanti altri colleghi a Palermo, hanno dimostrato sempre che, insomma, una certa sensibilità. Noi palermitani poi magari ne levamo pane in mucca, però. Cioè, pure quello che non abbiamo. Quello che non abbiamo. Perché per ora la beneficenza si fa per tutti, chiaramente siamo tutti in uno stato di emergenza. Tranne per uno, per Sasà. Il presidente. Come ride, ma lui. Vedi, manco ci caga, capito? Dice, parlano loro. Un biglietto, dico che. Ma lasciamolo, invece di farlo babbiare, ecco, le cipicciole. Tanto io finanziato sono da lui. Se lui, cioè, se garantisce. Se lo già in escito. Okay. Se non ci arriviamo in Italia, come riesce? Assolutamente. In ogni caso. Allora, comincia a uscire perché è quasi come si. Dico, però, aspettiamo anche altre beneficenze in sala. Dico. Io vi prometto subito, ora, chiudendo il servizio, vado a comprare il biglietto come lo comprerà anche il presidente. E il vicepresidente, io l'allenatore sono. Allenatore. Sul palco li ho pagati, anche se non è. Sì, anche se sto in piedi, dico li pago. Però quando uno c'ha i soldi che si vanta, giusto? No, i soldi dell'azienda. Ma quanto il... è il suo servizio? Per curiosità, noi abbiamo soldi da spendere. Allora, chiudiamo sto servizio. Pensaci bene. Se siete riusciti a sopportarci fino adesso, cattate 5 euro il biglietto e venite pure al Golden. Venerdì, manca voi, non dicesse venerdì 7 giugno alle 21:30 al teatro Golden di Palermo in via Terra Santa.